Ciao a tutti e tutte da Serie TV Italia. Oggi scopriremo 7 curiosità su Love is in the Air che forse non conoscete. Prima di scoprire queste 7 curiosità su Love is in the Air, vi ricordiamo che sotto in descrizione trovate il link alle anticipazioni sulle vostre serie turche preferite e altri video sui vostri idoli preferiti come Kerem Bursin, Can Yaman e Kıvanç Tatlıtuğ. E ora non ci resta che scoprire le 7 curiosità su Love is in the Air. Dopo Daydreamer che ha reso Can Yaman una vera star internazionale, la scorsa estate è arrivata in Italia un'altra serie turca che sta praticamente spopolando. Stiamo parlando di Love is in the Air, in onda tutti i giorni su Canale 5 e campione d'ascolti. Protagonisti sono Eda e Serkan, due persone lontane come ceto sociale, ma anche come modi di vita. Lei sognatrice con il desiderio di diventare un architetto, lui imprenditore di successo. Le vite dei due protagonisti si incrociano per caso quando Serkan annulla il finanziamento della borsa di studio, a cui Eda aveva fatto affidamento per frequentare l'università. Eda disperata accetta la proposta di Serkan di fingersi per un periodo la sua fidanzata, in cambio di un compenso con cui potrà pagarsi gli studi. Poi le cose non vanno come programmato, con il passare del tempo i due protagonisti sono sempre più vicini, e i loro sentimenti si trasformano in amore vero. Tuttavia, prima di poter stare insieme in modo trasparente, i due devono affrontare molti ostacoli. In questo video scopriremo 7 curiosità su Love is in the Air. 1. Le location della serie. Come molte altre serie turche, Love is in the Air è girato principalmente a Istanbul, in particolare nel distretto di Beykoz. Nei primi mesi di lavoro, la troupe è dovuta limitarsi a restare in zona, a causa delle restrizioni per il coronavirus. Secondo il sito Sinopsisto, successivamente le riprese si sono svolte anche in altri distretti, quali Çeşme e Izmir. Ad agosto 2020, la troupe si è recata nella splendida Adalia per girare una puntata, dove Serkan ed Engin viaggeranno nella bellissima meta turistica, perché dovranno concludere un affare. Ed Eda andrà con loro. 2. Cosa vuol dire il titolo originale Senkalkapm? Il titolo originale della serie è Senkalkapm, che tradotto letteralmente significa bussa alla mia porta. Probabilmente scelto perché nel promo il personaggio di Serkan Bolat dice: l'amore ha bussato alla mia porta. Ho trovato la donna della mia vita. Nell'adattamento italiano si è optato per il titolo Love is in the Air, ovvero l'amore è l'aria. 3. Sul set è nato l'amore tra Ande Erçel e Kerem Bursin. A confermarlo i due attori, che ad aprile 2021 hanno pubblicato delle foto che li ritraggono in vacanza insieme, accompagnate da alcune dolci dichiarazioni d'amore. Nel bel mezzo dell'oceano, una canoa e solo noi due. Perfetto! Nella serie turca, Eda e Serkan inizialmente si odiano, ma col passar del tempo si conoscono meglio e cominciano a provare qualcosa l'uno per l'altra. Ande e Kerem si sono trovati fin da subito molto bene sul set, e ai fan non è sfuggita questa loro alchimia. Tanto che per mesi hanno speculato una possibile relazione anche fuori dal set, finché non è arrivata la conferma dei diretti interessati. 4. I numeri record di Love is in the Air. In Turchia, Love is in the Air ha battuto ogni record di ascolti, diventando uno dei titoli più visti nel paese. Dopo il debutto sulla rete Fox l'8 luglio, la seconda puntata è andata in onda in ritardo perché c'era il discorso del presidente. Come scrive Dizila, sito specializzato in produzioni turche, nonostante il cambio di orario, è comunque stata vista da oltre 8 milioni di spettatori ed è stata anche la più chiacchierata sui social. Su Twitter, l'hashtag con il titolo originale Cancelletto Senkalkapimi ha generato oltre 60 milioni di interazioni non solo dalla Turchia, ma anche da diverse parti del mondo, Italia inclusa. Dopo 38 puntate, la serie ha perso qualche spettatore in Turchia, ma è comunque tra i programmi in onda più visti nella prima serata. La premiere della seconda stagione ha conquistato 3,56 milioni di spettatori totali, un buon risultato per una produzione trasmessa da un anno.
5. Una guest star da Mr. Wrong. Sarp Kankorolu, interprete del dottor Serdar in Mr. Wrong, è entrato a far parte del cast dalla puntata 29 nel ruolo di Deniz Sarakan. Come scrive il sito ufficiale della serie turca su Fox, il personaggio è un amico d'infanzia di Eda. Uomo allegro, affascinante e colto viaggiatore, Deniz ha un debole per lei da sempre. E qualcosa ci dice che sarà un ostacolo nella relazione tra Eda e Serkan. 6. Sirius, il cane di Serkan. Il 1 agosto 2021, Kuba alias Sirius, l'amatissimo Rottweiler di Serkan Bolat, è venuto a mancare. È stata proprio la coprotagonista Eda Yıldız che ha postato tra le sue Instagram stories una foto del set in cui la coppia posa con Sirius. 7. Differenze tra le puntate turche e quelle italiane. Puntate turche sono 39 per la prima stagione e 13 per la seconda stagione. Invece le puntate italiane sono 156 per la prima stagione e 39 per la seconda stagione. Sempre se Mediaset non decide altri format di programmazione. Conoscete altre curiosità su Love is in the Air? Se sì, scrivetele sotto in descrizione e come sempre non dimenticate di mettere like al video, iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdere nessuna novità. A presto da Serie TV Italia!